settimana fa avevo comprato gli oggetti di Super Mario. Bene! Vi sono arrivati. Ragazzi, it's me, Mario! E ho la febbre, quindi sto male. Fatemi guarire in fretta, lasciate un mi piace a questo video. Finalmente mi sono arrivati i giocattoli di Super Mario Bros. Il film! Questi giocattoli saranno come nelle immagini o mi hanno truffato? Scopriamolo insieme, tanto! E poi, alla fine del video, ci sarà una cosa che nemmeno vi immaginerete. Cioè, non ve la potete neanche immaginare, quindi guardatevi il video fino alla fine. Mi raccomando, per altri video così, iscrivetevi al canale. Iniziamo! Prima di andare a vedere, giustamente, dobbiamo vedere che cosa ho comprato. Allora, ho preso le carte da uno di Super Mario che erano bellissime. Cioè, guardate, una carta con Toad, una carta con Diddy Kong. Teoricamente direi anche... Insomma, le carte da uno più divertenti del mondo. Costavano solo 10 euro. Bene, saranno così queste carte. Vedete le immagini. Sembrano molto belle. Ma saranno così? Scopriamolo. E voilà! Wow, sono bellissime. La confezione è uguale, identica. Io voglio vedere la 1 reverse card. Cioè, guardate. Guardate che belle! Allora, questa è la carta 1, questa è 2 con Luigi, Luigi ancora, Mario, no, beh, troppo forti, Mario, va Luigi, ma ci sono tutte! Peach! Peach! Understand! Abbandonata! Questa me la metto da qualche parte, me la incornicio. Ma guardate dietro, cioè, riprende il blocco di Super Mario. Ma poi, lo sapevate che i blocchi in realtà sono dei Toad? Sì, perché Bowser ha trasformato i Toad in dei blocchi. No, io qui li ho sempre distrutti. Voglio proprio vedere le carte forti. Ok, abbiamo la reverse card. Sì. No, è troppo bella. Hey, tell me. Insomma, se volete prendere a funghi in faccia i vostri amici e giocando a uno, questo fa per voi. Il prossimo era una cosa che volevo da tutta la vita. La lampada. Questo è un blocco che se la premo così ti faccio PAM. Vabbè, insomma, mi è costata 20 euro. E guardate la, tutta la sua splendaggine. È una lampada che si illumina e che se la premo mi dà il fiore rosso. Questa è la confezione. Ma mi sarà davvero arrivata così? Prepariamoci, ragazzi. Questa è suspense. Suspense pura. Tra l'altro, questi sono gli oggetti normali di Super Mario. Adesso arrivano quelli proprio inerenti al film, ufficiali. Pronti? Oh! Non era come me la immaginavo. Cioè, aspetta, mi hanno truffato. Io ho pagato 20 euro per trovarmela così. Non sta cagata. Ridatemi i miei soldi. Beh, almeno speriamo che si accenda colpendola. Speriamo che faccia un rumore. Giro per accenderla. Ok, di carina è carina. Però dai, ma non si fa così. No, recensione 3 stelle. Come puoi da questo arrivare a questo? Come si può? Come puoi? Con pure la scritta Super Mario. Qua manco Super Mario c'è scritto. Questo arriva direttamente da AliExpress. Anzi, forse quelli di AliExpress erano migliori. Va bene, dai. Va bene, dai. Calmo, Lorenzo, calmo. Abbiamo ancora altre cose da vedere che forse mi faranno riprendere bene. Prossimo oggetto! Ed iniziamo con i giocattoli del film, ovvero Toad! Oh, che bellino Toad! Ok, questo è il Toad ufficiale del film. Infatti c'ho la padella per fare 4 salti in padella. E guardatelo che bellino che è. Oh dai, sorride anche. E qua ci sono anche gli altri personaggi. Io ho preso sia Toad che Mario.
Mario. Perciò vedremo anche come è fatto Mario. Ok, questa è la scatola. Sarà veramente così? Dopo sta truffa che mi hanno fatto? Scopriamolo. Si fa ad adorarlo, ragazzi? Come non si può fare? Intanto la scatola è uguale, spiaccicata, identica. Cioè, guardate Todd dietro, guardate Todd davanti. Todd sto, ragazzi, questo è veramente Todd sto. Apriamolo e vediamo le padelle. Olle! Ah, non c'è solo Todd. Ok. Di questo, ragazzi, ho anche Bowser. Ma Bowser è diverso. È tipo gigantesco e può fare una cosa che solo lui può fare. Vai, prima di farvelo vedere. Intanto, ecco la padella. È minuscola. Come cavolo faccio a farci le uova? Questo è Todd ufficiale del film. Come vedete, ma è pesantissima sta cosa. Pesa 3 quintali. Guardate, può muovere le manine. Hai le manine piccoline, Todd. Ma almeno su e giù le può muovere. Sì che le può muovere. Posso anche rimuovergli la testa? O posso... No! Todd, tutto bene? No, non gliela voglio staccare la testa. Gli mettiamo la padella in mano e la tiene qua. Ok. Che carino. E fa sulla sta cosa. Todd in mano con la padella che vuole dare padellate. E questo è Todd. Direi allora di vedere Mario. E dopo Todd abbiamo Super Mario Bros. No, non era così, scusate. Come vedete, questo è il nostro idraulico che ha uno sturacesso. Lavandini, scusate. Io spero tanto che sia così, anche perché già abbiamo visto Todd e non ci ha deluso. Adesso vediamo Mario e vediamo se ci riesce a sturare. Mamma mia! E questo è Super Mario proprio del film, ragazzi. Cioè, ci credete? Ve ne rendete conto di che cosa stiamo parlando? Vediamo il nostro Super Mario stura lavandini. Vabbè, che bello! Tu sarai il mio giocattolo personale. Ma... vieni, no, beh. Io mi sto emozionando, io veramente. Guardate come sono fatti bene gli occhi, il naso. È tutto uguale, identico a quello del film. Però io l'ho comprato per lo sturalavandini, giustamente, perché mi serviva, me ne mancava uno. Ecco lo sturalavandini. Cioè, con questo mi ci posso sturare solo il naso. Non funziona. Ma guardiamolo, il nostro Mario, protagonista del film. Wow, può fare pure la spaccata. Mi piace di più, è più snodabile, perché forse ha più corpo rispetto a Todd. Ma guardate gli occhi. Cioè, che emozione. Il naso. Poppy. No, non è Freddy di FNAF. Beh, io direi che gli possiamo anche dare un 10 su 10 sia a questo che a questo. Anche perché sono fatti troppo troppo. Ma adesso stiamo quasi arrivando alle chicche. Quasi, perché prima di queste due cose particolari che ho preso ce n'è una di cui vado fiero. E sto parlando di lui, di Bowser, che però sputa anche fuoco. Ha tutto un sistema particolare dietro. Infatti ora lo facciamo, però prima lo prendo. Eccolo qua. Wow, è la cosa più enorme che abbia mai visto. Non mi guardare male però, non è colpa mia se Peach non ti vuole. Come c'è scritto qua, fire breathing effect, ovvero effetto di ovviamente fuoco. Eccolo qua, l'onnipotente re dei Koopa. E guardate cosa c'è dentro. C'è un sistema per fare qualcosa. Io devo scoprire come farlo. Lo sto rimuovendo, ragazzi. Mi sto rimuovendo la tartaruga.
l'ho rimossa. Ecco cosa c'è. Che bella questa. Ecco cosa c'è dentro Bowser. Devo svitare qua, mettere le pile e possiamo andare. Ok ragazzi, è pronto. Io ho messo l'acqua, io ho messo tutto. Pronti? 3, 2, 1. Lui sta fumando, guardate. Fuma l'acqua. Wow, fantastico. Grande Bowser. Dai, sputa fuoco. No, vabbè. Questo 10 su milioni di milioni. Lui, tutta la sua furia. Manca solo il piano. Così suoniamo. Bene, a sto punto direi di arrivare all'ultima cosa, alla piccola chicca che tutti stavano aspettando dall'inizio del video. Siete pronti? Non vi potete neanche immaginare. Ragazzi, siete pronti? Bene! It's me, Mario! Mamma mia, pizzeria! So long, Bowser! No, vabbè. Come va, amici? Tutto bene? Cioè, sto coso mi è costato 20 euro. Però mo sono Super Mario. Wow! Yahoo! Ragazzi, ovviamente non sono il vero Super Mario, ma... Son Lorenzo. Mamma mia! Che la... Beh, ci sto vestito da Super Mario. Guardate che bello il cappello. Farò la fine del video così. Ragazzi, spero che questo video di Super Mario vi sia piaciuto. Io e il mio Bowser che sputa fuoco vi salutiamo. E mi raccomando, iscrivetevi al canale per altri video. Lasciate un sacco di pollice in su per questa pazzia. Qua il vostro Mario è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao.